Avete preso d'assalto l'Academy dopo il mio video di ieri in tantissimi, vi siete iscritti ragazzi, non posso che dirvi grazie di cuore per l'affetto dimostrato, per la stima e voglio ricambiare a tutti i costi e lo farò nei prossimi mesi con tutti i video gratuiti, ma soprattutto dando anche nuovi contenuti in Academy, più siamo meglio è ragazzi, quindi dopo il mio video dove vi spiegavo che nella giornata, nel mese di gennaio aumenterà il costo dell'Academy Premium Trading On, vi siete riversati in massa. Sono stracontento, ragazzi. È ancora possibile comunque andarsi ad abbonare al vecchio prezzo che non sarà più disponibile da gennaio in poi, ragazzi. Trovate sempre il link in descrizione. Ho fatto, diciamo, ieri un po' una gaffe dicendolo in maniera aperta, però, ragazzi, non fa niente, va benissimo così. Voglio continuare a dire le cose come stanno, come ho sempre fatto. Quindi, grazie di cuore a tutti quelli che si sono iscritti. Ma oggi vi faccio vedere anche un'altra cosa, ragazzi. Questa è la mia carta di Binance Card. È intestata a me, ragazzi, appena arrivata. Non è per niente male, devo essere sincero. Binance sta iniziando a distribuire le sue carte e cripto. La userò tra pochissimo. C'era già la carta virtuale, ma non l'avevo utilizzata, ragazzi. Ma farò anche una recensione sulle carte perché voglio capire meglio alcune chicche, alcune caratteristiche, ragazzi. Perché in questo settore spesso ci sono dei costi nascosti. Bisogna avere la lente di ingrandimento. Se volete registrarvi a Binance, vi lascio il link in descrizione. Potete anche richiedere le carte cripto che ora vengono spedite praticamente a tutti. Link in descrizione per quanto riguarda Binance, ma andiamo a noi, ragazzi. Analisi, analisi, analisi. Oggi facciamo questo perché bisogna andare a chiarire una serie di punti, una serie di situazioni sul mercato Bitcoin, ma anche sui mercati cripto, perché la regina ha rialzato la testa. Ethereum, o Ether, ragazzi, sarebbe meglio pronunciarlo nel modo giusto. Forse è meglio iniziare a parlare dicendo Ether. Ok, Ether, la criptovaluta della blockchain Ethereum, ha rialzato la testa, ragazzi. Ha rialzato la testa. Dove sta puntando? Nuovi massimi in arrivo anche per Ether. Nei prossimi giorni ce la farà. È un po' lontanuccio rispetto a Bitcoin, che ne ha rotti già alla grande, ma Ether è un po' lontano. Ragazzi, ok, andremo oggi a vedere anche il grafico di Ether. Quindi facciamo un briefing su quella che è l'analisi ciclica e tecnica di Bitcoin per capire cosa sta succedendo e dove sta andando, e soprattutto se è ancora possibilità, perché c'è un grafico che voglio farvi vedere. Non mi è piaciuto oggi quando sono riandato a fare una serie di calcoli. Ho un po' di dubbi, voglio condividerli con voi, ragazzi. Confrontiamoci come sempre anche nei commenti, perché così ci scambiamo un po' di opinioni. Quindi io vi dico quello come che diciamo è il mio punto di vista, ma poi scrivetemi nei commenti quello che pensate. Oggi facciamo analisi tecnica ciclica e andiamo a guardare supporti e resistenze di Bitcoin e della regina Ethereum per vedere dove sta andando. Ma l'ho detto bene, ciao a tutti. Non lo so, ragazzi. Va bene. Bene, ciao a tutti. Bentornati in questo nuovo video sui grafici. Ok, ragazzi, allora siamo qui, a parte gli scherzi, e prendiamolo un po' anche in divertimento questo fine anno che ci ha dato veramente grandissime soddisfazioni a noi cripto investitori amanti delle cripto. Allora, questo è Bitcoin davanti a me, ragazzi, il nostro classico grafico di natura daily, dove andiamo a guardare i cicli mensili. Cicli mensili che lo aspettavamo, diciamo, in close verso la fine del mese di dicembre, è stato probabilmente anticipato. Ho ancora in dubbio questa cosa, perché non vi nascondo, ragazzi, che la situazione è diventata più complessa da un punto di vista di analisi ciclica e quindi induce anche in errore. Perché questo avviene, ragazzi? Avviene perché il mercato non fa minimi, cioè non fa storni, non esce dalle zone di iper comprato, e questo penalizza questa tipologia di analisi perché non riusciamo a vedere effettivamente dove va a chiudere i cicli. Però io un po' di idee le ho, ragazzi, ve le mostro oggi nel video di oggi. Allora, intanto, a mio avviso, considerare la chiusura del ciclo mensile il 21 dicembre è possibile, perché se vi ricordate, avevo anche detto che in effetti eravamo
in uno spazio temporale idoneo, però mi sembrava effettivamente molto presto perché veramente era non dico il primo giorno possibile, però era uno dei primi, insomma, disponibile per andare a indirizzare la clause mensile. Quando evidentemente, insomma, il trend così forte ha dato linfa a Bitcoin per una ripartenza. Nei giorni successivi, il 21, lo vedete anche qui, il Bitcoin un po' ha tentennato perché chiaramente eravamo in questa fase, ma con il break ufficiale dei 24.000 che erano i precedenti massimi, ha dichiarato nuovo ciclo iniziato da qui. Ora, c'è ancora un'ipotesi aperta di una close ciclica a metà mese di gennaio, ma io vedo questa ipotesi estremamente remota. Al momento non la terrò in considerazione. L'ipotesi comunque in questione è creata utilizzando un ciclo di natura ternaria, quindi composto, che andrebbe poi a portare la sua conclusione verso il 10 di gennaio, quindi facendo questo discorso qui. Questa è una view che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a prendere, per esempio, le nostre posizioni attuali su Bitcoin. Perché se voi dite ok, è il momento giusto di entrare o meno, ragazzi, allora per l'holding, per chi fa operazioni credendo nella tecnologia Bitcoin, quello che potrà essere la rivoluzione, vi ho fatto una serie di video anche in questa settimana. Quello sugli istituzionali è un must, ragazzi, andatelo a vedere, anzi se riesco ve lo linko sulla mia testa. Ma al di là di quello, poi però il timing di breve, ragazzi, quindi da qui a qualche giorno, un mesetto, inizia ad indicarci delle fasi di debolezza. Fasi di debolezza che saranno un po' rivelate a gennaio, perché la fine del mese di dicembre diventa ancora una volta importantissima, la chiusura di dicembre. Se per esempio Bitcoin andrà a scendere al di sotto di questo livello entro la fine del mese di dicembre, è una brutta notizia, ragazzi. Allora, questo tenetelo a mente. Allora, 24.200 è un livello di supporto che sarebbe meglio non rompere entro il 31, ragazzi. Mancano pochissimi giorni, quindi è fattibile per Bitcoin mantenersi al di sopra di questo livello. Se lo fa invece, se il break lo avverrà a gennaio, non è grave, come se invece avvenisse tra qualche giorno. Quindi il primo livello di supporto da monitorare in questo momento, 24.002, è gravissimo se lo fa entro la fine del mese di dicembre, molto meno grave a gennaio, quindi si respira un po'. Per quanto riguarda invece la struttura ciclica che io prediligo in questo momento, è quella di un mensile che è stato chiuso il 21, senza neanche molto fase ribassista, quindi solo due giornate rosse che vedete in questo momento, e poi c'è stata questa grande ripartenza. Ora il problema è che se questa view è corretta, ragazzi, verrà confermata probabilmente entro pochissimo, cosa succede? Succede che siamo in una fase di questo tipo, con una close di questo movimento che dovrebbe avvenire poi verso il 15-20 di gennaio. Perché dico così? Perché sembrerebbe che Bitcoin stia facendo dei cicli più corti da un po'. In effetti già il precedente ciclo era da 25 giorni e anche gli ultimi due li ha fatti così, ragazzi, quindi 24, 25. Se qui arriviamo a 26 è il 16 gennaio, insomma, 15 gennaio, intorno a questi giorni, insomma, non è importante il giorno preciso, quindi metà di gennaio. Questa cosa potrebbe essere una soluzione a questo dilemma, ma c'è un altro problema che va individuato, e cioè il massimo che è stato fatto a 28.000 dollari è un massimo sufficiente per chiudere il cerchio del famoso ciclo annuale, che è quello che ci interessa di più. Vi faccio vedere un grafico velocemente, ma poi andremo a fare un video dedicato per quanto riguarda il ciclo annuale, perché non è possibile farlo qui, perché dobbiamo dedicarci veramente molta attenzione. E ci aspetta Ether, ragazzi, ci aspetta Ether sul grafico che dobbiamo andare a guardare. Allora, questa è la struttura del ciclo annuale, ragazzi, con il suo semestrale chiuso il 7 nella settimana del 7 di settembre, e siamo in questa zona centrale. Massimo fatto, è possibile, ok, ragazzi, che sia stato fatto il massimo.
Questo non toglie che nel prossimo ciclo Bitcoin potrebbe ancora tentare un altro spunto al rialzo. Ma di questo ne parleremo con calma nei prossimi video dedicati alla struttura del ciclo annuale, perché è inutile parlarne ora, ragazzi. Come sono messo io, lo sanno tutti gli iscritti all'Academy, perché ho indicato, diciamo, un'operazione long su Bitcoin attraverso uno dei miei trading system, uno dei primi che si utilizzano quando si entra in Academy, ragazzi, perché è long, ma è un'operazione stra difficile. Infatti, la stiamo seguendo con gli occhi puntati. Vediamo se riusciamo a non andare in stop e a tirar su qualche profitto. Siamo in profitto di un centinaio di dollari attualmente. Fesserie, scusatemi il termine, non per sminuire il centinaio di dollari, ma in termini di punti per Bitcoin sono veramente fesserie. Quindi non sappiamo l'esito, dove andrà di questa operazione. Ci staremo con gli occhi puntati. Però, ragazzi, questo ve la dice lunga anche sulle difficoltà di questo momento. Quindi, se voi siete in una fase di non so se entro o non entro su Bitcoin, fate una bella cosa: indicate intanto un timing per il vostro obiettivo. Se volete entrare per il lungo periodo, ok, è un discorso normale. Usate magari un piano d'accumulo, usate una dollar cost average, ma se volete fare trading, ragazzi, prima cosa, sempre formazione, ok, fondamentale. Andiamo su Ether. Allora, Ether qui, ragazzi, guardate che cosa ci ha regalato la regina delle cripte. Intanto, devo essere sincero, mi è piaciuto tantissimo, proprio tantissimo, lo switch che c'è stato ieri da Bitcoin alle altcoin. A metà del pomeriggio, la giornata di ieri, a un certo punto Bitcoin ha fatto una fase ribassista, cioè è stato venduto a favore del cripto. Ho scritto si resta in famiglia ed è proprio così, ragazzi. È una cosa molto bella questa e anche molto significativa, perché non è una presa di profitto solo su Bitcoin, ma è un reverse della capitalizzazione di Bitcoin sulle altcoin, sugli altri progetti. Questo dice che ancora siamo vivi, ok? Dice che le altcoin ancora sono vive, ragazzi. Quindi non demordiamo, perché il 2021 potrebbe essere veramente interessante anche per le altcoin. Stiamo pensando sempre in Academy di seguire un progetto di altcoin estremamente rischiose, e lo stiamo mettendo in questi giorni in atto, grazie agli iscritti, ragazzi, che sono favolosi, grazie a Daniel che si sta occupando di questo progetto. Vediamo cosa ne tireremo fuori. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma è interessante proprio per cavalcare un'eventuale onda di alt season con le altcoin. Allora, qui, ragazzi, Ethereum ci dà, anzi, l'ho ridetto Ethereum, vabbè, ragazzi, lasciatemi questi lapsus. Ok, allora ci dà un ciclo chiuso il 23 di dicembre. Anche questo mi porta a considerare la chiusura di Bitcoin del 21 come ancora più valida, perché il ciclo mensile, probabilmente Ether l'ha chiuso il 23. Perché dico questo, ragazzi? Perché Ether segue sempre dei cicli più lunghi, e qui utilizziamo delle tecniche di cicli maggiori di quello mensile, proprio per avere conferma ulteriore su quando abbiamo confusione, per esempio su Bitcoin. Quindi in questo caso è evidente che i cicli di Ether sono da 190, 88 giorni, 90 giorni, e ricade esattamente il 23 dicembre. Quindi io credo che andare a considerare la close del ciclo mensile di Bitcoin il 21 sia corretto, proprio anche in riferimento alla regina che ha alzato la cresta, si dice così, ha alzato la testa. Allora, siamo andati sopra questo livello di massimo, un nuovo ciclo rialzista. Quali sono i prossimi scogli? Ve li ho indicati qui. Il prossimo scoglio per Ether è 780 dollari ed è il primo. Se si posiziona all'interno della fascia 985-782, che è una fascia molto ampia, ragazzi, di oscillazione, ma è anche la fascia migliore di Ether dopo il famoso crollo del mercato orso del 2018. Quindi questa è una zona ottima anche per andare poi a fare la sua close annuale. Allora, andiamo a rompere questi 780 dollari. Ci riuscirà o no? Beh, dovremmo aspettare un po', ragazzi, perché il ciclo nuovo di Ether è appena cominciato, soltanto 5 giorni.
tutti verdi, non c'è segnale in price action di conclusione di questa fase rialzista per Ether. Questo mi lascia ben sperare che ancora Bitcoin potrebbe sparare le prossime cartucce. Anche questo motivo mi ha spinto, diciamo, a cavalcare un long molto difficile su Bitcoin in questo momento. Però ragazzi, questi sono i grafici, questi sono le indicazioni. Vi ho detto quello che penso. Bitcoin arriverà a 30k? Ma ragazzi, secondo me se arriva, ci arriva anche per romperli. Io non sono per questi livelli di prezzo di natura, diciamo, psicologica, però sicuramente sarebbe una grande vittoria. Cosa state facendo voi? Siete saliti anche sulle altcoin? Avete le altcoin da tradare? Come vi state muovendo? Scrivetemelo come sempre nei commenti. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo poi nel prossimo video, ragazzi. E come sempre, se mi mettete un pollicione, mi rendete felice e anche come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, al prossimo video.